diamo il ben ritrovato al direttore Verducci, parliamo del Capo Vaticano, buonasera. Ciao Emilio, ben ritrovato a te. E allora direttore, grazie. Oggi vi siete trovati contro un avversario che ha venduto evidentemente cara la pelle, come dire, ora ci si deve concentrare su questi playoff oppure si può ancora sperare di evitarli? Ah, innanzitutto è stata una gran bella partita dove praticamente la Deliese, come hai detto bene tu, è venuta a giocare la sua onesta partita e ha fatto soprattutto un grande primo tempo, rispetto a noi ha fatto meglio nella prima frazione di gioco, mentre noi siamo usciti bene nella... abbiamo sfiorato per 3-4 volte il gol dell'1-0 e non ci siamo riusciti. Sul primo tempo c'è stato un salvataggio sulla linea di Antonelli, ma devo dire il vero, anche la Deliese con il suo attaccante Angulo ci ha impensierito, anche se non con delle vere e proprie occasioni da gol, ma ci ha impensierito molto con la sua fisicità, e loro si sono difesi bene, dove abbiamo trovato un muro costituito da Kebbe, che ha fatto davvero una grossa partita. Il secondo tempo invece è stato di marca nero-verde, abbiamo iniziato col piglio giusto e abbiamo divorato due occasioni clamorose con Surace, qualche altra palla sui piedi di Kempes, qualche altro colpo di testa di Macri, uno di Antonio Latorre, cioè il secondo tempo ci poteva vedere vittoriosi, però diciamo che la Deliese ha fatto la sua partita. Direttore, le chiedo magari anche un po' maliziosamente, lo faccio, dopo il sorpasso, il controsorpasso dell'Ardore è evidentemente sceso il rendimento della sua squadra. La domanda è, vi siete sfiduciati oppure aveva ragione lei quando diceva guardate che è vero che siamo una grossa squadra ma non costruita per vincere il campionato? Direttore? Pronto, mi senti? Sì, adesso sì, non so se ha sentito la domanda. Sì, l'ho sentita. Okay. Diciamo che come ho detto ai microfoni anche della pagina Facebook della Deliese, noi abbiamo raggiunto già quattro risultati, che erano il primo quello di migliorare l'annata dell'anno scorso, il secondo entrare nei playoff, il terzo guadagnare la migliore posizione possibile e il quarto ipoteticamente staccare addirittura la terza di 10 punti. Ci siamo riusciti per un grosso margine di tempo, adesso questi 10 punti si sono accorciati, ma diciamo che è stata un'evoluzione fisiologica quella dei ragazzi, nel senso che una cosa, e la mia non è una cosa polemica nei confronti di nessuno, però l'ho detto con tanta onestà intellettuale, una cosa è costruire una squadra per vincere il campionato, altra cosa è far bene e ritrovarsi per vincerlo, e allora in questa differenza vedo un aspetto di gestione mentale o di gestione di alcune situazioni che non ci hanno visto pronti al 100%, quindi una squadra come la nostra che credo in 15 partite prima di perdere con la San Michel aveva fatto 12 vittorie e 2 pareggi, cioè è per me una grossissima cosa, quindi adesso ritrovarsi ancora a 9 punti sulla terza continua a dire una grossissima cosa, per cui nella testa dei ragazzi il discorso che andrò a fare in settimana è che, perché li ho visto un po' delusi, è che noi stiamo centrando un risultato importante, non che lo abbiamo perso, perché mentalmente ho visto delle teste un po' giù, come se avessimo svanito o fallito un obiettivo che era quello. Siamo stati in testa per un mese, la cosa ci deve ampiamente gratificare, siamo ancora a difendere un secondo posto
con tanto lavoro, e la cosa ci deve gratificare. Per cui la testa deve essere su e dobbiamo pensare a queste ultime tre partite, dobbiamo cercare di fare 9 punti. Dopodiché, se chi sta sotto di noi ha accorciato, si faranno questo playoff, terza contro quarta, due grosse squadre come San Miscela attualmente, credo, e Rosarno, e la vincente verrà a Capo Vaticano. Ci faremo questa finale e se saremo più forti vinceremo, se saranno più forti gli altri stringeremo la mano. Certo, va bene. Per cui non vedo nient'altro, non mi va di tornare su discorsi vecchi dove in un periodo c'erano sempre è caduta, mi sa, la linea. È caduta la linea, va bene. E fare il massimo che può fare e godersi il proprio momento, non andare a guardare il meteo sul PC5. Va bene, grazie direttore, alla prossima. Alla prossima, grazie.